Eccoci, arrivati, ben ritrovati in questo nuovissimo video. Sono in un'altra stanza, visto che comunque ho l'appoggio libero, ho detto vabbè, lo faccio qui, ma non sto andando di là a spostare le cose. E oggi finalmente arriva questo video sull'arancia, perché in realtà lo volevo portare da diverso tempo. Però tra una cosa e un'altra, proprio se la voglia di fare i vlog, poi ho dovuto parlare di altre cose, portare altri contenuti e ho dovuto riguardarmi un attimo perché insomma volevo vedere se avevo scritto tutto. E sì, più o meno ho scritto tutto, anche perché le proprietà dell'arancia sono le medesime, cioè quello di contenere tanta vitamina C, di avere un potere antiossidativo nell'organismo e di potenziare ovviamente per il suo alto contenuto di vitamina C il sistema immunitario. Le arance ovviamente ne troviamo di diversi tipi, più o meno è vero, li troviamo molti in inverno, ma comunque se state attenti, come nei supermercati Esselunga, almeno all'Esselunga, quello dove vado io normalmente, trovo le arance anche in estate, perché ci sono anche le arance, ovviamente estive, che vengono appunto dalla Spagna, si chiamano arance di Valencia e sono tipiche del periodo estivo. E tra l'altro io li uso molto spesso per farmi spremute insieme a pompelmi, perché molte volte, non so se lo sapete, avete visto, alterno, non faccio mai la solita colazione con un po' di latte mischiando quello vegetale, a volte con quello senza lattosio, però insomma a volte lo bevo normalmente solo quello vegetale. Però molte altre volte io mi faccio una spremuta di arance, insomma, di pompelmi. Non bevo mai esattamente il pompelmo da solo perché comunque sia, mi piace anche un po' il sapore, quel tipico dolcino dell'arancio, quel sapore dolce, scusate, tipico dell'arancio che a me è mischiato insieme al pompelmo. Mi disseta tantissimo, ma non solo per le colazioni, ma anche a metà pomeriggio, a metà mattina, perché comunque sia anche d'estate, faccio un esempio, possiamo berci un tè, no? Un tè nero, insomma, io me lo prendo quelli particolari, agrumati, quelli quelli costati con la vaniglia, quelli profumati alla vaniglia, ecco, aromatizzati, non mi viene il termine, oppure chi preferisce anche agli infusi, cioè gli infusi, uno come se lo può preparare, allora ve lo spiego, lo prendi, si può prendere un po' di acqua, pochissima ovviamente, la facciamo riscaldare, ci mettiamo la bustina, la lasciamo in infusione per qualche minuto, poi togliamo ovviamente il filtro, lo spezziamo bene bene, poi ci aggiungiamo l'arancio, ok, l'acqua fresca, l'acqua fredda e un pochino, una goccina al limite, ma poco, di sciroppo d'acero, quanto basta per rendere la bevanda non troppo dolce, ma dissetante, ecco. Perché non dico lo zucchero? Ripeto, perché lo zucchero non fa bene. I zuccheri raffinati purtroppo non fanno bene all'organismo e meno li usiamo, meglio è, ok? Detto questo, vi ho dato una ricetta così di un tè estivo dissetante, cosa così di acqua calda, che nel giro di qualche minuto magari. È vero, non è più bollente, ma con questo caldo ovviamente ci vogliamo dissetare qualcosa di fresco, sempre meglio degli extra tè, di quelle bevande zuccherate che sono per il zucchero.
che fanno male, perché, ripeto, fanno male, ma male. Cioè, un conto bezzi, ok, una volta, oggi voglio provare questo tè alla pesca, sta tè, mai provato, ok, ci sta la curiosità. Però, diciamo, nella norma, queste bevande non fanno bene. Come succhi di frutta, è vero, cioè, sai, c'è l'offerta, quel succo di frutta, no? A 2,50, to, bene, me lo prendo, però non vi siete bevuti niente se non cose che fanno male, cioè cose cancerogene, pieni di zucchero, non vi siete bevuti niente, cioè, qui vi faccio vedere, c'ho l'acqua, cosa vi faccio vedere che c'ho l'acqua, l'acqua, c'ho l'acqua, vi faccio vedere, c'ho l'acqua, acqua, acqua, vedete, c'ho l'acqua, perché ho sete, sono mangiata la frutta dopo pranzo, c'è il sole che mi batte, però questo, prima di parlare appunto dell'arancia, per farvi capire, che quando noi andiamo a fare la spesa, dobbiamo capire quello che si compra. Cioè, perché poi alla fine ci roviniamo con le nostre stesse mani. Cioè, come dire, vado a McDonald's. Cioè, va bene, vado a McDonald's, però, cioè, a McDonald's poi uno sta male per una settimana perché ha preso roba fritta e rifritta e che non fa bene. Cioè, io non è che giudico fanno male o fanno bene, però io effettivamente andare troppo da McDonald's non lo so se è il caso. Questo per farvi capire che, allora, un conto, faccio un esempio, McDonald's fa male, però se vado 3 volte l'anno è un conto, se vado periodicamente, sistematicamente, anche 3 volte al mese, mi sembra che non va bene, perché comincio a esagerare. Allora, quando io vado a prendere i succhi di frutta, gli estratè, in realtà mi sto nutrendo del niente e mi sto facendo pieno di zuccheri. Quindi, allora, io vi spiego che la frutta è piena di vitamine, piena di sali minerali, e che, scusate, ma io mi sono messo appunto verso ovest, dove tra un po' ovviamente va via il sole, e dove troviamo anche all'interno della frutta, come anche nella verdura, tanti sali che vanno a, diciamo, a ricompensare quello che noi perdiamo con la sudorazione in estate. Quindi, cioè, in realtà non ci serve prendere integratori senza un parere del medico. Allora, io ve lo sapete come la penso, tante cose, cioè magari uno va dal medico, ti prescrive gli esami, ti prescrive magari la medicina, magari non ti chiede tante cose le ho scoperte dopo, quanto i medici possono essere superficiali. Cioè, lo vedo a calcento diabetico, cioè non per me perché non sono diabetica, verso mio padre. Mi hanno prescritto un esame, una chi gli hanno detto: guardi, se lei vuole fare questo esame, visto che comunque i tempi sono lunghi, si faccia fare la richiesta da un medico di famiglia per l'urgenza verso questo esame, deve fare la richiesta di una visita urgente, no? Stamattina sono stata mezz'ora al CUP per niente, cioè potevano dirlo, possono anche chiedere cosa lei mangia, cosa non mangia, perché anche l'alimentazione può essere fondamentale. Faccio degli esempi banali, perché l'alimentazione, ve lo spiego, per il nostro benessere, per il nostro stato fisico, cioè in realtà è importante. Ora, io mi rischio di dilungarmi tantissimo, vi leggo un attimino, così facciamo prima, guardate che sono tante le cose da dire e me ne rendo conto. Le proprietà delle arance quindi sono ricche di vitamina C, che assicura una potente attività antiscorbutica, cioè quello che è la malattia dello scorbuto, quella che viene causata da una grave e, diciamo, prolungata carenza di vitamina C, con conseguenze gravi per l'organismo, ok? Cioè, vi danno il sole, vi potete spostare di là. Abbasso un attimo la tenda e vado avanti col video.
Aspettate. Non sono luminosa quanto prima, ma almeno, cioè, vi vedete forse anche meglio. Scusate, vado avanti. Allora, oddio raga, cioè, mi sono persa. Qui è tutto ovviamente in diretta. In diretta. Allora, quindi, allora, perché la vitamina C poi ha delle funzioni ben specifiche, ok? Poi, ovviamente, non è che la trovi solamente nell'arancio, ovviamente. Anche, la trovate anche nella rucola, che tra l'altro a me piace tantissimo. Con conseguenze ovviamente gravi per l'organismo, la carenza di vitamina C. Poi antiradicalista, oltre a potenziare le difese immunitarie dell'organismo. Allora, cosa sono i radicali liberi? Allora, ripeto, i radicali liberi sono responsabili per quanto riguarda l'invecchiamento cellulare del nostro organismo. Quindi non solo nei nostri organi interni, il nostro organismo dentro, il nostro organismo interno, ok? Dei vasi sanguigni, coronari, arterie, eccetera. Ma anche della nostra pelle, ok? Allora io vi dico, io sono sempre stata molto attenta, ogni tanto mi lascio andare anch'io nel mangiare, perché anch'io, cioè essendo un'essere umana che mi piace mangiare certe cose, però quelle proprio una 2 volte a settimana, non di più, però senza esagerare. Però l'importante è stare attenti, cioè, ma io stamattina mi sono fatta la spremuta. Un pelmo e 2 arance, però io non è che c'è solo il pelmo e l'arancio, c'è, allora abbiamo anche ad esempio il melone, l'anguria, abbiamo le verdure che anche quelle sono ricche di vitamina C, i peperoni, cioè l'altro giorno mi sono mangiati i peperoni con le patate lesse, cioè veramente me le sono cucinate insieme, mangio tanti pomodori. L'estate mi vanno tantissimi pomodori, le carote, le ricche di vitamine, cioè noi dobbiamo variare l'alimentazione, ok? Perché le vitamine sono importanti, quindi più ci non è che dobbiamo nutrirci solo di frutta e di verdura, ma se ci nutriamo di quantità giuste di frutta e verdure che contengono la maggior parte della vitamina C, ovviamente contrasta l'invecchiamento cellulare, quindi invecchiamo meglio, nel senso, cioè siamo più belli, la nostra pelle è più elastica, è più idratata, cioè, oltretutto bisogna anche bere, prevengono anche le rughe, cioè quando vi dicono le persone, vedete queste creme che costano 80 euro, 160 euro, questi brand, queste marche, no? Allora, io vi dico, va bene, se volete spendere 80 euro per una crema, spendete 80 euro per una crema, però sappiate che per prima cosa dovete imparare a come mangiate. Quello è importante, perché il benessere della pelle, ve lo ricordo, viene da dentro, non viene da fuori. Fuori ci possiamo dare una crema che ci aiuta a mantenere elastica, idratata, quello sì, però per altre cose non mi sembra che le creme possano essere utili in questo senso, ecco, voglio dire questo. Quindi poi oltre ci cioè sono antiradicaliste, oltre a potenziare le difese immunitarie dell'organismo. Allora, io voglio partire da un concetto fondamentale, molto importante, ok? Non voglio mettermi in cattedra, però io vi dico, siamo nel 2023, siamo super informati, abbiamo internet, abbiamo tante persone che comunque dicono tante cose sull'alimentazione. Allora, l'alimentazione incide anche sul nostro stato di salute, ok? La vitamina C è fondamentale per quanto riguarda il potenziamento del nostro sistema immunitario, che è anche responsabile delle malattie, va bene, tumorali. Cioè i tumori vengono non solo perché magari ci nutriamo male, ovvero nel senso prendiamo merendine, prendiamo cibi contenenti conservanti, ci
cibi che contengono quelle cose chimiche, acido, non so, nitriti, solfati, che le mettono anche negli affettati. Io gli affettati confezionati li odio, preferisco comprarli al banco, cioè quando li mangio me lo faccio dare fresco, perché so che comunque lì i conservanti non ci sono. Allora, tutto ok, ci sta, una volta te lo mangi. Dico tutto, ovviamente, no? Preso come abitudine, no? Poi un giorno ti mangi quello affare lì che contiene quella sostanza, quella che fa male. Un altro giorno ti mangi un'altra cosa, quell'altra sostanza che fa male. Tipo i panini, anche quelli, i panini quali? Allora, leggiamo l'ingrediente. Meno gli ingredienti devono essere pochi, meno sono, più sani sono i prodotti. Io una volta mi sono vista dei panini, ho detto ma magari posso anche prenderlo. No, ci ho rinunciato anche se mi andavano, perché c'erano tutti ingredienti che facevano male al nostro organismo. E ho detto preferisco non mangiare niente. A questo punto evito il pane di questo tipo, perché è così che funziona, ok? Il pancarré, dico vabbè, pancarré, cioè quello con lo zucchero, quello senza zucchero, si prende quello senza zucchero, anche perché con lo zucchero mi dà noia, e così via dicendo. Quindi, stando attenti a queste piccole cose, si prevengono i tumori, ok? Poi anche vabbè, uno dice, ma sono predisposto? No, siamo noi che ci predisponiamo verso certe malattie a seconda di come ci alimentiamo, ok? Poi l'abituale consumo di arance favorisce la digestione grazie alle sostanze in grado di stimolare i succhi gastrici e alleviare gli eventuali dolori a carico dello stomaco. Io vi dico che cioè 20 volte che mi mangio l'arance o mi bevo l'arance, solamente 3 volte mi posso beccare un piccolo bruciore di stomaco. Evidentemente quel bruciore di stomaco può essere causato dal fatto che ha, diciamo, un'acidità forse un po' più alta, oppure che magari in quel momento lì il nostro stomaco è più sensibile a certi cibi, perché magari possiamo cioè prendere dei cibi magari dati, se non un po' più acidi, ci sta, meno maturi, ci sta, non è un problema. L'importante, ripeto, è capire che io normalmente, cioè quando mangio l'arancia sto bene. Se uno deve capire che quando a volte il nostro organismo sta male per una serie di cose, cioè nel senso, magari hai mangiato quella cosa che dentro il tuo organismo dà noia, magari se non lo avverti, basta con qualcosa che tu butti dentro per magari farti star male. Cioè, allora vi dico anche un'altra cosa che non c'entra nulla con l'arancia. Quando noi abbiamo infiammazione intestinale, no? Cioè, dico nel gergo un po' così, che abbiamo la flatulenza perché abbiniamo anche male cibi, o perché facciamo anche un uso smoderato di farine bianche. Cioè io le farine bianche danno noia perché infiammano. Questo è un esempio banale. Cioè mi sembra strano che l'arancia ad alcuni dia noia, ad altri no. Cioè a volte ha dato noia anche a me, ripeto, per una serie di fattori. Però in linea generale vi posso dire che l'arance non creano problemi di questo genere, perché a me non me l'hanno, cioè difficilmente me lo creano. Poi quando sono molto mature, no. Ok, mi sono un attimo persa. Mi fa molto bene, cioè tutto ciò che contiene vitamina C come arance, pompelmi, limoni, che tutti i limoni bisogna stare attenti. No, io mi piglio i limoni da tutte le mattine da anni. Non mi è successo ancora niente. Non è vero che fanno diventare stitici i limoni. Poi vi spiego la teoria del limone quando ho finito qua. Allora,
Tutto ciò che contiene vitamina C, tipo arancio, limone e pompelmo, non possono essere che protettive per tutto il nostro organismo, non possono creare dei problemi al nostro organismo, lo capiamo sì o no? Allora, il limone, tutti dicono che il limone, scusate, crea la stipsi all'intestino, perché tutti hanno associato il fatto che quando noi abbiamo un'infezione intestinale, aspetta, abbiamo i virus intestinali, ecco, che ci fanno andare in bagno di continuo, allora ci dicono pigliate il limone. Ma ve lo sapete perché il limone poi vi fa passare questi mal di pancia, questi malesseri, diciamo, che avete quando andate in bagno? Perché il limone è in realtà un disinfettante, essendo un disinfettante vi va a, diciamo, a sconfiggere quei batteri che avete all'interno, perché in realtà il limone è un ottimo disinfettante, lo potete capire se o no, non è che vi crea la stipsi perché il limone, diciamo, ha questa cosa che fa, no, è astringente. Come qualcuno che mi ha detto che è astringente la banana. Chi è che ha detto che la banana è astringente? La banana non fa male, ok? La banana, anzi, regola anche la peristalsi intestinale, previene anche tutte le infiammazioni, eccetera. Io mangio la banana regolarmente, ma io, cioè, in bagno ci vado. Questo per farvi capire come fa a dire la gente che la banana è astringente. Vabbè, andiamo avanti, sto dilungando un po' troppo, dal limone siamo passati alla banana, ok? Andiamo avanti. Oh, è molto utile anche per chi deve perdere peso contro gli stati di inappetenza. Allora, dunque, l'arancio, è vero, fa perdere peso perché contengono delle sostanze come la fragola che aiuta a bruciare i grassi, però attenzione, non è che se mangiate l'arancio, l'arance o le fragole, allora dite allora mangio quello che voglio perché tanto non ingrasso. No, state attenti, perché guarda, poi alla fine l'organismo accumula tutte le calorie che assimilate e poi dopo non perdete più nulla. Cioè, vi dà una spinta in più a bruciare perché contengono le sostanze che fanno bene, ok? Come lo zenzero, che è un ottimo termogenico, le proteine sono degli ottimi proprietà termogeniche, però se mangiate la schiacciata, un etto di pasta, poi mangiate la merendina, cioè non dimagrite per niente, dovete cercare di, cioè dovete sostituire alla merendina confezionata, se volete perdere peso, alla costanza termogenica, oppure all'arancio. La frutta, se mangiate quantità normali, non fa ingrassare, cioè, anzi fa bene, anche che. E poi, vabbè, regola anche, diciamo, gli stati di inappetenza, perché li contrasta. È una vera bomba vitaminica, utilissima non solo per il suo potere antiossidante, ma anche per stimolare l'attività cerebrale favorendo la digestione. Allora, volevo parlare un attimino della funzionalità, scusate, perché io sono l'attività cerebrale. Il nostro cervello in realtà è un organo come il cuore, lo stomaco, il fegato. Se lo nutri male, anche il cervello sarà nutrito male. Se lo nutri con dei nutrienti giusti, il tuo cervello starà bene e invecchierà bene. Allora, per farlo invecchiare bene, arrivare a 90 anni con la testa lucida, bisogna capire quali alimenti prediligere, quali assumerli con cautela e quelli di eliminare il più possibile, però anche se magari ogni tanto ne faccio uso. Allora, le vitamine C come potassio, come diciamo il magnesio, come l'acido folico, fanno molto bene all'attività cerebrale perché mantengono attive le cellule nervose, i neuroni.
E come ad esempio ve l'ho spiegato, l'acido folico che lo trovate anche nel yogurt della kefir, che contrasta attenzione, la depressione la previene perché stimola la serotonina. Cioè, semplice, quando sapete queste cose, la mattina non potete svegliare e dire non prendo lo yogurt della kefir, non mangio questo, ma non mangio quello. No, dovete mangiare così, perché se mangiate così passerete bene, ok? Anche a livello psicologico ed emotivo, semplice. Poi, anche per quanto riguarda le malattie neurodegenerative, ovviamente si contrastano anche riguardandoci nell'alimentazione, ovviamente. Questo è molto importante. Poi allieva i dolori allo stomaco ed epura l'organismo, quindi l'organismo si sentirà più leggero, starà meglio. E assicura un effetto calmante a scapito contro l'ansia e lo stress. L'ho detto, fa bene al cervello. Perché, cioè, poi un giorno farò un video e potrò spiegare come funziona, no? Che potere ha la vitamina C, ma qui ci arriviamo piano piano piano. Però guardate, è vero, cioè, allora io dico, se, non è che, cioè, stavo pensando a questa cosa, no? Uno va dal dottore, no? Va dallo psicologo, dallo psicanalista, e sai, dottore, c'ho l'ansia, sono depresso, no? Avete mai visto uno psicologo o psicanalista che vi dice come mangiate? Ma mangiate vitamina C? Può essere una cosa banale, no? Cioè, all'improvviso uno dal nulla può diventare depresso. Cioè, è strana questa cosa, però molte volte succede. La depressione è la malattia del secolo, come l'ansia. Cioè, è vero che siamo presi da tante cose, cioè quello è vero, però in realtà, cioè, penso che sia così. Poi andiamo avanti. Quindi la vitamina C fa molto bene a queste cose, perché ovviamente previene a queste malattie dello stato emotivo. Poi abbiamo le proprietà nutrizionali dell'arancia. L'arancia ha peretto, è tutto peretto, 34 calorie, 87 grammi di acqua. Basandosi su cosa? Forse su un arancio, un bel arancio. Poi abbiamo circa 8 grammi di carboidrati, cioè 8 grammi di carboidrati non sono pochi, 1,6 di fibre, 0,7 di proteine, 0,2 di grassi. Le arance sono agrumi molto apprezzanti per il loro contenuto di acido ascorbico, sebbene l'apporto di vitamina C stimato in kiwi forse è un po' più alto. Poi troviamo vitamina C nei peperoni, nelle spinaci, nelle fragole e sia di gran lunga più superiore. Cioè, allora io devo dire che oggi mi sono mangiata i pomodorini e mi sono mangiata la rucola, cioè che anche la rucola c'è una buona fonte di vitamina C. Poi abbiamo vari tipi di arance. Adesso faccio una tabella, no? Perché sennò poi mi perdevo. E allora abbiamo diversi tipi di arance: arancia amara, arance tarocco, arance navel, abbiamo vabbè, clementino, mandarini. Non so perché me l'ha segnati internet. Poi abbiamo l'arance vaniglia, i pompelmi, l'arance latte e mandarino. Allora, vediamo un po' che ogni arancio, questo periodo però tendenzialmente vanno dall'autunno inverno per qualche mese, ok? Allora, l'arancia amare vanno da dicembre fino a maggio. Io insomma, io qualche volta l'ho prese. Arance tarocco le più buone da dicembre fino ad aprile maggio, infatti l'ho trovate fino a quel periodo lì e mi sono piaciuto un sacco. L'arance nave da novembre fino a gennaio febbraio, le clementine da novembre, tra novembre e dicembre, quel periodo lì insomma, fino a gennaio febbraio, tra novembre e dicembre fino a febbraio. Arance vaniglia, non so, non le ho mai provate, non le mangiate, non so come siano, che vanno tra novembre e dicembre fino a febbraio, durano poco. Le più lunghe sono i tarocchi.
I pompermi, ce ne abbiamo di due tipi, quelle gialle e quelle rosé. Quelle che io mangio normalmente sono quelle rosé che vanno tendenzialmente durante il periodo estivo, vengono vendute di più, invece quelle gialle più nel periodo invernale, però potete anche mangiarle nel periodo invernale perché anche quelle gialle fanno bene. Il pompelmo l'abbiamo appunto di due tipi, l'ho già detto, arance lanerate da gennaio a marzo, mandarino da gennaio e marzo, però il mandarino vanno anche un po' prima, Forse le clementine vanno prima, sì, più o meno, sì, sono queste, questa è la frutta invernale. Allora, andiamo con l'arancio tarocco, che è quello che viene più consumato, ok? È più apprezzato. Allora, l'arancio tarocco è ricca di vitamina C, oltre il 40%, cioè contiene appunto la vitamina C. Oltre il 40%, quindi è molto ricca, ma anche di vitamina A, fosforo, ferro, calcio, tutti elementi importanti per il rafforzamento delle difese immunitarie, e l'arancia e tarocco hanno un'azione antistaminica, cioè utili per proteggere il corpo, soprattutto nei periodi più freddi in cui la nostra salute diventa cagionevole perché ovviamente lo sappiamo benissimo. Ha una fonte di citrato tipico degli agrumi che previene calcoli renali e problemi al fegato e di antocianine, sostanze antiossidanti che forniscono il caratteristico colore rosso scuro alla polpa. E che servono, cioè sono utili per rafforzare il sistema cardiocircolatorio. Le proprietà dell'arancio sono, te lo ripeto un'altra volta, perché poi io, no, questo l'ho già, no, no, questo l'avevo già detto. Poi abbiamo, allora, questo forse l'ho già detto, ok, abbiamo, ok. Il quantitativo di grassi e zuccheri è quasi trascurabile, quindi è un frutto che non fa ingrassare e che rilascia molta energia, circa 45 calorie per 100 grammi, il colesterolo è pari a zero. Poi, in particolare, la vitamina C, oltre a svolgere un importante ruolo nel corretto funzionamento del sistema immunitario, è implicato nel rinforzamento del collagene, cioè rinforza la nostra pelle, l'ho detto prima, del collagene di vasi sanguigni, la pelle, appunto, i muscoli e le ossa. Previene anche lo stress, realizzando anche un fondamentale beneficio per la nostra salute mentale. Cioè, che vitamina C fa bene a tutto il nostro organismo, l'ho detto prima, e ripeto appunto l'articolo andato sulle voci, insomma, come prevene anche l'invecchiamento dei vasi sanguigni, cioè tutto il nostro organismo. Quindi, cioè, perché appunto non perdersi l'arance, cioè lasciate stare negli scaffali del supermercato Coca-Cola, aranciata, succhi di frutta, tutte quelle cose che non servono a niente, che merita veramente. Previene anche lo stress, ho già detto, la stagione dell'arance, l'ho già detto, insomma, no? Quindi è inutile ripetere. Poi abbiamo l'arancia rossa, allora, vi leggo, poi l'arancia rossa, i benefici dell'arancia rossa e un altro tipo d'arancia. Ha proprietà antiossidanti grazie alla presenza di vitamina C ed alcune molecole come la cianidina, che alleviisce l'obesità, combatte il diabete e effetti antinfiammatori fatti ai diabetici che non possono mangiare alcuni frutti. La frutta tipo l'arancia la può mangiare perché appunto i diabetici hanno sopportabilità, no? Diciamo in questo senso, beh, insomma, sono anche curative. Ora non mi voglio andare troppo avanti. Combatte il diabete e effetti antinfiammatori, fa
che ha anche proprietà antitumorali, antinfiammatorie, sembra aiutare a difendere la salute della vista e dello stomaco, e a proteggere i globuli rossi e i vasi sanguigni, a prevenire l'obesità e a controllare il diabete. Il diabete è la malattia del secolo. Se le persone anziane oggi hanno il diabete è perché magari tante cose non le sapevano. Oggi noi che sappiamo il perché il diabete viene, cerchiamo di prevenirlo stando attenti appunto a quello che mangiamo. I benefici dell'arancia rossa, cioè il mio nonno ad esempio, scusate, era diabetico, no? Cioè, faceva una vita molto sedentaria perché faceva il salto. Però lui non sapeva che magari mangiando in una certa maniera poteva venire il diabete. Però poi è andato dal dottore e gli hanno detto di mangiare più pasta, cioè veramente i diabetici la pasta non la devono mangiare. Cioè io penso che un po' tutti siamo predisposti se alla fine non stiamo attenti a ciò che mangiamo. Allora, i benefici dell'arancia rossa cosa contengono? Poi bisogna anche muoversi. Io oggi sono andata a camminare, cioè almeno dico 40 minuti, poi tutti i giorni muoversi, anche questo aiuta. Poi i folati soddisfano, cioè questi sono i benefici dell'arancia rossa e che cosa contengono? Uno, i folati che soddisfano i bisogni dell'acido folico. E sono molto utili nelle donne durante la gravidanza, così da prevenire l'insorgenza di difetti che si sviluppano al sistema nervoso del nascituro. Questo è molto importante. Cioè, io vedo anche, ora forse di meno, non lo so, però c'erano delle donne in stato di gravidanza che fumavano. Cioè, io dico, ma siamo matti? No, non va bene. La vitamina K è un insieme, sì, aspettate, ho sbagliato io. La vitamina K, insieme al basso contenuto di sodio, contribuisce a combattere la pressione alta. Allora, anche la pressione alta, no? Sì, beh, uno mangia la frutta, la verdura, però, cioè, si sale troppo i cibi. Cioè, io mangio un'insalatina di pomodori. Non ce lo metto neanche il sale, cosa serve il sale? Cioè, tanto, un po' di sodio c'è sempre nel pomodoro, cioè se vi lessate il finocchio, no? Capisco che il finocchio non ha un gran sapore, un po' di sale ci sta. Quando lo scoliamo il finocchio, che ci dobbiamo aggiungere altro sale? No, non importa. Nell'hamburger ieri, magari in una padella, per non farlo attaccare, ci ho messo un po' di sale. Però poi, quando lo sono mangiato non ci ho aggiunto altro sale. Sale, bisogna imparare anche a mangiare un po' sciocco, ecco. Cioè, siccome ci si abitua a magari a non bere le cose troppo zuccherate, ci si deve anche abituare a mangiare con un po' meno sale, perché tanto il sale fa solo male. Troppo, se troppo sale fa troppo male. E poi, oltre a come contribuisce, cioè io mi interrompo sempre, però vi voglio dare dei consigli. La vitamina K, ritorno da capo, insieme al basso contenuto di sodio, che è appunto l'arancia, contribuisce a combattere la pressione alta, e l'acido citrico aiuta a prevenire i calcoli renali. Infine la fibra favorisce il transito intestinale e aiuta a tenere sotto controllo l'assorbimento di zuccheri e del colesterolo. Quindi poi c'è scritto ovviamente che l'arancia rossa non ha controindicazioni. Per concludere, ho trovato l'arancia di Valencia, che si chiamano così perché appunto arrivano dalla Spagna, origine spagnole, sono estive, ottime da gustare con le spremute, poi ripeto, sono ricche di vitamina C, che sono essenziali per il buon corretto del buon funzionamento del sistema immunitario, per la sintesi del collagene, che conferisce l'elasticità e compattezza ai muscoli, pelle ed ossa. La vitamina C è particolarmente efficace nel contrastare i radicali liberi. Allora, abbiamo visto cosa fa bene ovviamente la vitamina C nell'arancia, che non fa bene.
ovviamente solo al sistema immunitario, ma anche per quanto riguarda la pelle, le ossa, i muscoli, a vasi sanguigni, a tante cose. Sembra strano, ma io all'età di 48 anni non ho le vene varicose. Com'è possibile? Cioè, pure non ho, cioè, guardate. Questo fammi capire, non uso creme costose, uso, queste creme uso, vi faccio vedere, creme che costano neanche 10 euro, perché per me, per mantenere la pelle giovane, non servono le creme costose, serve una giusta alimentazione. Arriva, aspettate, eh. Allora, vi faccio vedere i prodotti che io uso da tanto tempo, cioè normalmente questi. Allora, con 10 Nivea Antirughe ci sta, uno si aiuta un pochino con queste, ma insomma, perché un pochino faranno, no? Poi abbiamo queste qui, Nivea, questa qui, guardate, questa Energy Antirughe. Poi utilizzo queste qui, questa della Venus, che la devo ancora aprire. Cioè, guardate. Cioè, io sto utilizzando queste. Ve la faccio vedere tipo in 3D, com'è, in varie sfaccettature. Poi vi faccio vedere anche questo. Ecco, questi sono i prodotti che uso, cioè non spendo grandi cifre, eppure raga, cioè nessuno direbbe, ma io ho 48 anni, 48 anni, perché cerco di stare attenta a ciò che mangio. Quindi vuol dire che ciò che è scritto qui, che ciò che vi ho detto è tutto vero. Quindi mangiare sano, oltre che per il benessere, diciamo, della nostra salute, ma anche per il nostro stato, diciamo, psichico, fisico, mentale, emotivo, una serie di cose, ovviamente, perché tutto parte da ciò che ovviamente mangiamo. Detto questo, ringraziamo l'Arance per esistere, facciamone un buon uso, mi raccomando, e come sempre noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon weekend a tutti!